Sì. Benedico ben di cuore all'opera di catechizzare i fanciulli, che sono i fiorellini prediletti di Gesù. Benedico pure l'opera zelatrice delle opere missionarie. Cari fratelli e care sorelle di Padre Pio TV, il Signore vi dia pace. Oggi la parola di Padre Pio tocca due aspetti importanti dell'evangelizzazione della Chiesa, ma tocca anche, se volete, due problemi forti che si vivono nel mondo della Chiesa. L'educazione cristiana ai fanciulli, cioè quelli che cominciano a sviluppare un percorso di conoscenza di Gesù dai 7 ai 14 anni, che fanno parte di quel gruppo di ragazzi, bambini che vogliono diventare catechesi vivente tra di noi, quindi ricevere la prima comunione e la confermazione, e poi le opere missionarie. Ecco, quindi quella carità ad extra verso gli altri che ha fondato e fondamentalmente ha guidato la vita di Padre Pio, soprattutto con quella meravigliosa opera che è la Casa Sollievo della Sofferenza. Ma ascoltiamo direttamente dalle sue parole quello che lui ha da consigliarci oggi a noi come Chiesa tutta intera. Sì, benedico ben di cuore all'opera di catechizzare i fanciulli, che sono i fiorellini prediletti di Gesù. Benedico pure l'opera zelatrice delle opere missionarie. Innanzitutto la parola benedico. Suggerisco, questo significa, ciò che è bene oggi compiere nella Chiesa, nel mondo. Perché catechizzare i fanciulli è un'opera, come dire, della Chiesa. E per il mondo c'è questa opera missionaria. Ma vediamo il primo aspetto. Benedico di cuore la catechesi ai fanciulli che sono i fiorellini prediletti di Gesù. Tutti siamo chiamati a questo catechismo ai fanciulli. La Chiesa, attraverso dei catechisti formati, la figura del parroco, di coloro che aiutano nel cammino parrocchiale. Ma poi c'è una catechesi continua anche nelle famiglie, cioè i genitori che hanno chiesto alla parrocchia di far diventare cristiani i loro figli nel battesimo, che accompagnano i figli in un cammino verso la prima comunione, che guardano fiduciosi a questi figli che chiedono la confermazione, sono i diretti responsabili della formazione in famiglia di questi figli. Sono l'esempio, sono i testimoni. Se viene meno questo, la Chiesa si riduce a un'ora alla settimana di catechismo. Troppo poco per un'anima che sta crescendo. È proprio al momento della crescita che l'anima ha bisogno di nutrimento spirituale, come per un piccolo fiore, per una piccola pianta. È il momento della crescita dove deve essere protetto da ogni male, da ogni intemperie e soprattutto deve avere il giusto nutrimento. Padre Pio benedice chi fa questa opera di grazia, soprattutto ed in particolare i genitori. Ma poi il Padre dice bene, benedice ancora, per tutte le opere missionarie. Sappiamo bene lo sguardo profondo, lo sguardo amorevole, lo sguardo misericordioso del Padre verso il mondo della salute, verso il mondo della misericordia, verso il mondo della malattia. Intravedeva Padre Pio durante la preghiera questo grande miracolo che sorgeva accanto al convento dei Cappuccini San Giovanni Rotondo. Vedeva già tutto, perché le anime predilette di Dio, anche lui, come un piccolo fiore nel grande giardino di Dio, riusciva a vedere che le opere di misericordia possono sorgere quando c'è tanta fiducia, tanta preghiera e tanto amore. Lui ci ha messo il suo, continua a metterci il suo, perché dall'alto del cielo continua a benedire, a dire bene, a pregare per questa meravigliosa opera a favore dei più deboli, dei più poveri che sono i malati. Ecco, Padre Pio benedice.
e le opere missionarie riguardano ogni aspetto della vita cristiana. Oggi, 19 settembre, il nostro ordine dei frati minori cappuccini ricorda San Francesco Maria da Camporosso, un frate questuante che girando per le vie di Genova toccava il cuore di quelle persone che lo incontravano e ringraziando continuamente il Signore per la sua provvidenza seminava pace e amore in ogni cuore. E quando Genova cadde vittima della peste, lui, nelle opere di misericordia, in questa grande opera di benedizione e un'opera missionaria, volle consacrarsi al Signore, come dire, per sconfiggere la peste. Prendi me, ma togli la peste dalla città di Genova. E poco tempo dopo lui morì e terminò il colera. Queste anime, questi fiori, queste gemme preziose nella Chiesa di Dio sono disposte a tutto pur per la salvezza degli altri. E Padre Pio, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo benedicono le anime generose che si offrono per gli altri, soprattutto per sconfiggere ogni tipo di colera, ogni peste che attanaglia il mondo. Pace e bene a tutti.